con il sindaco di Maiano, Maria Federica Paoloni. Oggi taglio del nastro per la galleria aperta grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale di Maiano di Tenna, all'associazione culturale La Cittadella dell'Arte e alla Galleria Le Arti, dove poi è ubicata appunto la galleria. Artisti locali ma di fama internazionale, è un momento insomma dove apprendere anche l'arte contemporanea. Sì, riteniamo che sia molto importante avvicinare il pubblico a queste espressioni, queste nuove espressioni quindi artistiche, e anche appunto per, come ho detto all'inizio, insomma, per creare un momento di riflessione, un momento di ristoro della mente e dell'anima. Questa è la cosa più importante. Poi per far conoscere gli artisti della nostra zona. Chiaramente noi non è che ci fermeremo solo agli artisti strettamente territoriali, quindi cercheremo di spaziare, magari saremo lieti di ospitare anche gli artisti di fama internazionale come questi, ma anche non del nostro territorio, ma anche oltre la nostra regione, e tutte quelle che saranno qui nella galleria strettamente, insomma, le proposte che ci verranno fatte di qualunque espressione, dicevo, quindi sia pittorica che scultoria. Poi, siccome oggi parte anche la Cittadella dell'Arte, che è un'associazione culturale alla quale l'amministrazione tiene tantissimo, l'abbiamo appunto insieme alla Cittadella, insieme al comitato che ha costituito la Cittadella, intenzione poi di fare anche degli altri eventi, di promuovere altri eventi che vedranno protagonista anche il nostro paese, quindi spostati più al centro storico, quindi anche interventi che riguarderanno la musica. Abbiamo una piazza bellissima, quindi dove sarà possibile fare dei concerti soprattutto d'estate, quindi spero anche di avervi ospiti, esatto, quando il tempo sarà migliore, e potremo fare anche delle iniziative all'esterno, quindi non solo in questo ambiente, ma insomma spaziare un po', e così come altre gite. Quindi iniziamo anche oggi il tesseramento, perché l'associazione è proprio appena partita, quindi ci proponiamo di portarla avanti e quindi di avere anche dei nuovi associati, e aperta a tutte le idee. Insomma, possiamo dire che l'intento è anche quello di far avvicinare alla pittura chiunque ne senta la necessità, senza limiti di età. Mi permetto di citare Alceste Lucentini, che poi espone oggi, perché in questa frase racchiude un po' tutto quello che c'è, ecco, in questa voglia di realizzare questa galleria. Io vorrei anche nominare gli altri artisti, quindi Giuseppe Alesiani, che espongono qui da oggi fino al 7 gennaio, sarà aperta, e quindi sono Giuseppe Alesiani, Sandro Bartolacci, Manuela Bisconti, Alceste Lucentini, Sandro Pazzi, Lucia Postacchini, Ermanna Seccaccini, Ciro Staiano e Sandro Trotti. Alcuni di questi sono molto conosciuti in zona perché sono anche docenti all'istituto d'arte, e quindi qui mi aspetto anche tanti giovani, loro studenti. Tra le altre cose, la Galleria Le Arti è anche scuola di pittura, e quindi la vediamo proprio anche in prospettiva per il futuro dei nostri giovani come possibilità anche di lavoro. Tra i vari artisti presenti, io sono con Alceste Lucentini. Oltre ad essere docente di arte, lei è andato oltre l'arte, perché con la sua dinamicità è arrivato fino alla moda. Beh, d'altra parte il mondo della moda si nutre di arte, perché nel campo specialmente del tessile o della calzatura, se non c'è un artista dietro che crea forme, colori, equilibri, masse di colore, è ovvio che il mondo industriale, il mondo artigianale ha bisogno dell'arte, come noi abbiamo bisogno dell'aria, quindi ecco tutto qui. Ecco, un'arte che non si ferma, perché ovviamente noi abbiamo qui due opere del nostro artista, Alceste Lucentini. Partirei dall'opera in bianco. L'opera in bianco è Materico, e questo qui è praticamente Canto Quinto dell'Inferno. Paolo e Francesca, travolti dal turbinio dell'amoroso, quindi quali colombe dal desio portate, no? Dante Alighieri, e l'ho concepito con una vaga forma di cuore che racchiude i due amanti, e le altre sono le anime che vagano, quindi
abbastanza cioè, questa è un'esplosione. Niente. Il blu invece che abbiamo qui alla nostra. Un'esplosione, questo è un fuoco d'artificio. È un po' come esplode l'arte dentro di lei? Ma no, beh, non sempre, comunque sì. Che tecniche usa? Questo è materico, quindi è una tecnica, una miscela di gessi, polvere di marmo e di alabastro con un legante e poi la libertà nella forma e nella decorazione. Con un'altra artista, Ermana Seccaccini, insegnante al Preziotti di Fermo. Ecco, lei, anche lei ha dedica tuttora la sua vita all'arte, un'arte espressa nelle varie forme, anche quelle dell'oreficeria e della ceramica. Oggi qui in galleria abbiamo due opere abbastanza importanti, perché qui si parla anche di un autoritratto. Sì, è un autoritratto, naturalmente riconoscete la Medusa del Caravaggio, che è uno dei miei artisti preferiti. E diciamo che mi esprimo attraverso un'arte che è abbastanza surrealista, non è questo il caso di queste due opere, però cerco sempre di trovare una formula che sia quanto più possibile originale. E questa qui che vedete in basso è una rappresentazione di una maternità. E ho voluto trovare una maternità che fosse un po' più particolare, non la solita maternità con la mamma e il bambino abbracciati, ma una maternità che forse è ancora più rappresentativa, perché i piedi del bambino poggiano e sono saldi sopra i piedi della mamma e quindi diventano un tutt'uno, un piedistallo e un inno alla vita. Nel quadro sopra invece mi sono autorappresentata nelle vesti della Medusa, perché oltre, come dicevo prima, ad essere affascinata da questo grande artista che è Caravaggio, a cui mi ispiro molto spesso, c'è questa mia... questo fascino, questo modo di subire, questo fascino dei serpenti. E infatti sono una specie di sigillo e li rappresento molto spesso nei miei quadri, e c'è un'attrazione forte, un modo forse per rappresentare le insidie quotidiane, i pericoli della vita, e mi affascinano e li temo allo stesso modo, allo stesso tempo. Con Sandro Bartolacci, insegnante, artista a livello ovviamente territoriale ma anche internazionale, perché lei ha fatto tantissime mostre e soprattutto tantissimi critici importanti hanno commentato le sue opere. Opere che hanno un fascino particolare anche per l'utilizzo, no, dei materiali. Sì, i materiali sono l'alluminio, il rame, su un sostegno in legno. Perché l'alluminio? Perché l'alluminio è un materiale inossidabile che non resiste nel tempo, poiché io analizzo il tempo, la rappresentazione del tempo, e questi sono dei cronometri, cioè misuratori di tempo, e l'alluminio resiste nel tempo, e anche il rame, però il rame si ossida leggermente. E è un materiale molto affascinante dal punto di vista cromatico, trattato in maniera molto artigianale. Qui c'è molta artigianalità, arte e artigianalità. E c'è quest'altra opera che abbiamo qui? Sempre il rame, alluminio, questo è il legno. Sembra quasi un po' un sigillo del tempo, visto che lei parla di tempo. Sì, fermare sì, un po' il tempo. Fermare un po' il tempo, o misurarlo comunque. Il tempo no. Il tempo misura noi misuriamo il tempo, insomma, però vince su di noi, perché noi moriamo, insomma, il tempo non muore mai. Questo è quanto, insomma, cerco di essere più, in certe opere sono un po' meno ricco, altre più ricche. Ho portato queste due perché sono, a mio avviso, sono i penultimi lavori che ho fatto, per cui
con Emanuela Bisconti, titolare del laboratorio Le Arti, che appunto oggi inaugura anche con la galleria con lo stesso nome Le Arti. Allora Emanuela, appunto arte espressa in questa giornata, ma non solo, perché poi voi farete anche proprio dei corsi aperti a tutti, anche quindi ai bambini, per avvicinare chiunque lo vorrà all'arte. Certamente, abbiamo incominciato già da diversi anni e ci sono diversi personaggi, come chiamiamoli, bambini che hanno abbastanza capacità, e è sempre un piacere comunque sia avvicinare i bambini a questo mondo, e niente, speriamo insomma che avanti ci saranno anche altre attecchirà bene insomma questo progetto. Esatto. Emozionatissima, ma l'emozione passa quando te anche sei un artista, perché te dipingi, ed ecco qui infatti abbiamo anche le tue opere. Cosa rappresenti e soprattutto quali sono le tecniche che utilizzi? Allora, io principalmente faccio il figurativo, quindi amo la natura, amo i paesaggi, amo le nature morte, e quindi diciamo principalmente la mia arte è questa qui. Poi si... a seconda delle richieste, insomma, uno si adatta a diverse tecniche. Che emozione c'è oggi nel vedere in questo primo giorno tutta questa gente, il taglio del nastro, insomma, un giorno di inaugurazione? Sì, è abbastanza emozionante come cosa, perché è sempre bello stare insieme ad altri artisti, a conoscere insomma il mondo all'interno, e spero che questa cosa continui e che sia diciamo l'inizio di una bella cosa. Ecco, poi tra l'altro oggi espongono alcuni artisti, ma poi questa galleria continuerà ad ospitare anche altri artisti che vorranno appunto esporre le proprie opere. Intanto questa mostra, vogliamo dire, fino a quando ci sarà, fino a quando sarà possibile visitarla? Allora, questa mostra sta aperta tutti i giorni dalle 4:30 del pomeriggio fino alle 8:00. E fino al 7 gennaio, quindi anche di domenica, anche di sabato, e chi vorrà insomma potrà visitare tranquillamente la mostra. Bene, allora noi abbiamo ascoltato alcuni degli artisti che espongono, abbiamo ascoltato Emanuela, per il resto appunto vi invitiamo a visitare la mostra presso la nuovissima Galleria Le Arti a Maiano di Tenna in Viale Europa, diciamo anche il riferimento, vicino al centro commerciale. Poi per essere informati sulle prossime mostre come si può fare? Tramite il Comune e l'Associazione Nuova della Cittadella dell'Arte ci avrà un sito, quindi da lì. Poi c'è Facebook, c'è un sacco di cose. Bene, allora grazie Emanuela e buona arte.